Riccardo Ghirardi, parliamo di sport estremo, avventura al limite. Dal 2005 al 2009 hai partecipato 5 volte in Alaska all'Edita Road e l'hai vinta nel 2008. Com'è stata questa gara? Quella del 2008 è stata un'esperienza molto bella, che altro portava un'esperienza passata, un po' di sventure come non è successo prima. E sono riuscito a mettere insieme questo bagaglio di esperienza e riuscire a portare a termine questa prova, vincendola, facendo 600 km in 6 giorni e qualche ora, una media di 100 km al giorno. E niente. Una volta che uno si trova in queste situazioni qua, come l'Alaska, dopo ci sono cose che ti rimangono un po' dentro e cerchi sempre di riprovarci in altre situazioni, ecco. Quindi sono esperienze che ti arricchiscono e cerchi di superare a volte anche il limite, perché l'Alaska al primo impatto è stato pensavo fosse una cosa molto perché pensavo dura e difficile, poi man mano un po' con l'esperienza, un po' con l'ambientamento, un po' con l'affiatamento che crei con l'ambiente, le ultime volte sono state un pochettino più facili. In Tre difficoltà maggiori che hai incontrato? Alaska sono state il freddo e diciamo la stanchezza, perché l'Alaska era un po' una competizione, anche se non è una competizione, una gara vera e propria, però l'agonismo ti rimane dentro, quindi il fatto, anche se non parti con l'idea di arrivare primo, ma però di concludere la tua prova, nel momento in cui ti trovi magari lì in classifica, ti lasci andare un po' da questo agonismo e quindi chiedi un po' troppo il tuo fisico. Quindi camminare negli ultimi 3 giorni riposando soltanto forse un paio d'ore mi ha portato proprio a essere stremato. E questo ti porta a non essere più lucido in certe situazioni. Arriviamo al 2012, il 25 febbraio, partirai per la Siberia. Cosa ti aspetta e cosa hai in mente? Questa è una prova molto difficile, perché appunto l'esperienza passata, mettendola insieme a quello che ho organizzato per questa spedizione così, mi accorgo che vado proprio a toccare un limite, forse. Non so neanche io cosa aspettarmi, mi aspetto soltanto di ritornare a quel punto qua, perché le temperature che sono state questi giorni qua a Brescia, ci sono state anche là, hanno toccato temperature da meno 50, meno 53, meno 56, cioè troppe, nessun essere umano ci starebbe fuori quelle temperature, quindi anch'io mi devo, ho un regia entro il quale stare, fuori quelle temperature non posso. Questa sarà una spedizione in solitaria, in autosufficienza sul lago Baikal. È un po' che la pensavo, che la meditavo già nei tempi dell'Alaska e cominciavo a pensare a pianificare questa avventura. Sono riuscito in un paio d'anni a prepararmela e adesso il 25 partirò. Non so neanche io cosa aspettarmi, sinceramente. Ho un po' di timore anch'io a affrontarla. So che è un ambiente ostile, non ho nessuno che mi viene incontro, le autorità russe mi hanno sconsigliato di andarci, quindi lo affronto così, un po' con un'incognita. Non hai mai pensato di rinunciarci? No, dentro di me no. Ora, questo è un lago lungo 650 km. Le ultime notizie che ho proprio 2 giorni fa davano ancora non congelato la parte sud del lago, quindi ci sono dei pack di ghiaccio instabili. Quindi non ho ancora localizzato la partenza effettiva, dove sarà quando andrò in ambiente, perché dovrò vedere anch'io là com'è la situazione. Andando verso nord danno più stabilità del ghiaccio. Il ghiaccio dovrebbe avere uno spessore di 30 centimetri. Certo, non sono sicuro 100%, e quindi dovrò tastare anche lì il percorso. Io spero che tenga, anche perché poi io la faccio tutta sul ghiaccio e quindi devo anche bivaccare, piantare una tenda, alimentarmi, sta tutto un paio di settimane completamente sul ghiaccio, quindi devo avere anch'io la tranquillità, la sicurezza di poterci stare, perché altrimenti non so come la mettiamo, perché questo lago è fondo. Quanto dovrebbe durare questa spedizione in totale? Allora, stando al
tempi che ho stabilito io e alle tappe che ho programmato dovrei stare in ambiente per dai 12-14 giorni. Non è come l'Alaska, anche se le distanze sono uguali, in Alaska c'era il fattore ambientale e villaggi, quindi trovavo i checkpoint, trovavo il villaggio, trovavo la cabin, e quindi anche se tiravo per 100 km 80-90 quelli che erano, alla fine sapevo che c'era un villaggio, che c'era un rifugio, quindi potevo scaldarmi, potevo cambiarmi. Qua non c'è, e quindi devo fare un po', dosare bene le forze e lo sforzo. Quindi ho pianificato di una tappa più breve di 35 km, la massima, la più lunga dovrebbe essere di 65 km. Quindi facciamo una media di 40-45 km per tappa. Dopodiché dovrò fermarmi, perché anche per bivaccare mi ci vuole quasi un'oretta per piantare una tenda e fare una buca, un mezzo igloo, e devo ripararmi dal vento perché c'è un vento forte. Ma quanta preparazione per affrontare una sfida del genere? La preparazione fisica di per sé, se uno riesce a mantenersi, non è un gran tanto. Diciamo che l'ho accentuata negli ultimi 3 mesi, con uscite quasi giornaliere, facendo durante la settimana, metà settimana, metà del carico che vado ad affrontare il fine settimana. Quindi diciamo che se il fine settimana attualmente faccio intorno alle 10 ore di cammino, durante il mercoledì o il giovedì ne faccio 4-5, un paio di sedute in palestra, e il resto continuo a camminare, fare dislivelli, qualche ripetuta così, ma sempre sul cammino, non sulla corsa. Forse è più la preparazione psicologica quella che è importante. Esatto, quello che conta di più è la testa, devi essere molto concentrato. Infatti in questo periodo qua sono molto teso, concentrato, dimentico parecchie cose, ma ho tutta la concentrazione, la testa su questa cosa, perché conta tanto essere caricato proprio mentalmente, sapere quello che vai a affrontare è determinante. L'ho capito in Alaska e vedo che anche qua penso che sia fondamentale. E forse è anche determinante e fondamentale avere una famiglia che ti supporta. Di avere la tranquillità. Se non hai tranquillità anche familiare, non riesci a impegnarti in queste cose qua, anche perché io vado, faccio il sacrificio, faccio la fatica, però altrettanto sacrificio lo fanno anche a casa, perché stare comunque con l'attesa di sapere dove sei, dove non sei, anche perché le comunicazioni saranno quelle che sono, cioè non ho possibilità di comunicare giornalmente, anche se comunque tramite web e tramite internet si dovrebbe riuscire a valutare dove sono, però l'attesa penso che sia molto snervante anche a casa, quindi di sicuro la casa conta tanto, essere tranquilli. Se sono tranquilli a casa, allora sono tranquillo anch'io. Quindi la domanda sorge spontanea: perché affrontare un'esperienza del genere? Il perché me lo chiedono tutti, ma il perché non ho mai le risposte da dare. Mi piace l'avventura, questa qui è un'avventura pura, tornare è un salto indietro di 50-60 anni. In Alaska già facevi un passo indietro, ti sentivi un po' un pioniere, qua è proprio un balzo nel passato, e devi amare questi posti, devi amare il freddo, devi amare gli ambienti ostili. Lo faccio perché mi piace questo spirito d'avventura, perché mi piace trovarmi in condizioni estreme. E se tanti dicono ma rischi la pelle, sai di morire, io penso invece amo ancora di più la vita, perché quando ti trovi in queste condizioni sai quanto invece conta la vita, e ti accorgi anche di cose, del valore che hanno le piccole cose, perché forse qua dove vivo ci siamo dimenticati di questo, e forse tornare un pochettino indietro in queste situazioni aiuta poi a apprezzare tante cose che adesso noi non apprezziamo più. Concentrazione psicologica abbiamo detto, preparazione fisica, ma quando e se ti capiteranno dei momenti difficili, cosa ti manderà avanti? Mi capiteranno momenti difficili, so che devo far conto solo su me stesso, quindi devo cercare soltanto di avere concentrazione, calma, riuscire a superare il problema, superare l'ostacolo, e sapere che devo andare avanti, perché se solo ti fermi lì è un ambiente che non ti perdona. Ma questa esperienza è la prima volta che viene fatta o è già stata affrontata e terminata? No,
dai contatti che ho avuto io con località russe, con delle guide russe che oltretutto sono rifiutate di accompagnarmi per il pericolo, ho detto no, non ti accompagniamo. La parte sud del lago è stata ancora fatta, ci sono anche comunicazioni tra la parte diciamo orientale e occidentale attraverso un'isola che si trova in centro, e quindi c'è già stato qualcuno, è già fatta. Nella parte nord del lago no, penso che se riuscirà, penso di essere il primo a averla fatta tutta, a sentire loro, però penso che se riuscirà la cosa di essere uno tra i pochi, non posso dirti primo in assoluto, però allora in bocca al lupo è che crepi il lupo però.